questa puntata. Festa della Toscana 2023, nel segno di Don Milani. Via libera al bilancio dell'Agenzia Regionale di Sanità. Le ali del Pegaso al campione d'Italia di ciclismo Simone Velasco. Presentata la nona edizione del festival Food and Book. iCare, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani. Sarà questo il titolo dell'edizione della Festa della Toscana che il 30 novembre, come accade ogni anno ormai dal 2000, ricorderà la decisione rivoluzionaria con cui nel 1786 l'allora Granduca Pietro Leopoldo fece della Toscana il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura. Quest'anno abbiamo deciso, l'abbiamo approvato in ufficio di presidenza, di dedicare la nostra festa della Toscana a un grande toscano, a Don Lorenzo Milani. Qualche tempo fa abbiamo all'ingresso della sala consiliare abbiamo messo quello che era il motto, I care, non me ne frego, mi interesso, non mi volto dall'altra parte. Ecco, la Toscana è questo e abbiamo deciso di farlo invitando nel Consiglio Solenne la Presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Silvana Sciarra, la Presidente del Comitato della Fondazione Don Milani, l'onorevole Rosi Bindi, e oggi parlando all'interno dell'ufficio di presidenza, vista anche la situazione che scuote le nostre coscienze, i nostri cuori, quello che sta accadendo sulla striscia di Gaza, abbiamo deciso di coinvolgere e inviteremo anche il Vescovo, il Cardinale, l'Imam e anche il Rabbino, perché penso che il tema del dialogo interreligioso ancora oggi sia più importante. Questo è uno degli insegnamenti che Don Milani ci ha mandato e noi vogliamo metterlo in pratica. Insomma, sarà una festa della Toscana che faremo andando nelle scuole, invitando le ragazze e i ragazzi, facendo dei momenti di socialità e di convivialità, costruendo le condizioni perché questa festa sia sempre più una festa dei cittadini della Toscana, e questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Oggi il Consiglio regionale si è espresso unanimemente su questa vicenda. Durante l'ufficio di presidenza di questo pomeriggio io ho proposto di far sì che la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione della Festa della Toscana dedicata a Don Milani sia anche un momento di riflessione e di pace. Ho proposto, la richiesta è stata accolta unanimemente da tutto l'ufficio di presidenza, che siano invitati i rappresentanti locali delle tre religioni monoteiste, quindi l'imam, il rabbino capo e il vescovo di Firenze. Penso che potrebbe essere, se accogliessero l'invito, un buon momento appunto per riaccendere questo dialogo di pace, questo dialogo tra le varie religioni e per trasformare la festa della Toscana, per trasformare la seduta solenne del Consiglio regionale per la festa della Toscana in un momento di pace e di dialogo. È stato approvato il bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale di Sanità con il voto favorevole del PD, di Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Abbiamo approvato il bilancio di ARS 2022, quindi quello consuntivo. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Noi sappiamo il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno, e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che, come prevede le leggi, noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio, e quindi nel bilancio generale della regione, o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico, e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata, anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata, e sappiamo essere un elemento di criticità insomma di tutto il paese e quindi anche della Toscana. Il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile, anzi forse troppo, perché avanzano 70.000 euro, quindi noi ovviamente
quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi. Invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600, quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Credo che debba essere rivista un pochino la funzione di ARS. Questo compete al Consiglio regionale, come ho detto in aula, se nel 2025 vinceremo noi forse cambierà anche questo. L'ARS sta dimostrando di essere una società in equilibrio, all'ARS va chiesto sempre qualcosa di più. Lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana, su questo noi stiamo lavorando per incidere, penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare, perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte, quindi credo che l'ARS possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. Sul bilancio dell'ARS il parere è un parere negativo, ma è un parere negativo perché noi dobbiamo interrogarci su quello che dovrà essere il futuro dell'Agenzia Regionale di Sanità. Oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo, diciamo, pretendere di più. Noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione, cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale, che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste allungare più soldi e più risorse da parte del governo nazionale senza però legare, ripeto, a programmazione ed efficienza. Questo è un ragionamento che anche qui può sembrare quasi scontato, in realtà noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse e l'Agenzia Regionale di Sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice, diciamo, raccordo, quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Quindi, il tema delle risorse è un tema che c'è nel sistema sanitario. Il tema invece che viene molto spesso sorvolato, su cui spesso non si dibatte, è quello della programmazione. Non stupiamoci se molto spesso ancora le liste di attesa non riescono ad essere smaltite nel nostro sistema sanitario, perché questo dipende dal nostro punto di vista da una totale mancanza di programmazione rispetto ai fabbisogni. Questo è, diciamo, il tema sulla questione sanitaria. Cresciuto ciclisticamente all'Isola d'Elba, proprio la sua località, anche se nato a Bologna, il campione italiano professionista in linea Simone Velasco è stato premiato con le ali del Pegaso, onorificenza conferita ai toscani under 35 che si sono distinti nel corso dell'anno. Il motivo per il quale il Consiglio regionale consegna la massima onorificenza alle ali del Pegaso, che è il senso di un giovane che vola, è volato a vincere un campionato italiano, a indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche, porta in giro il nome dell'Italia nel mondo, ma porta in giro la nostra isola, l'Elba, che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana, e questo per noi è un motivo di soddisfazione, questo è un riconoscimento che per quanto mi riguarda anche un motivo di grande soddisfazione, non soltanto per aver praticato il ciclismo a livello agonistico, per essere un amante di questo sport, ma un grande riconoscimento a un giovane che ha davanti a sé una grande strada, un grande futuro e soprattutto anche un momento delicato per lui dopo l'ultima caduta, quindi anche l'occasione per confortarlo rispetto a una conclusione della stagione che comunque rimarrà nella storia della Toscana e del ciclismo a livello nazionale. E devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento, per me è un onore, quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati, tra cui la maglia tricolore che è motivo di
di grande orgoglio per noi e dai, siamo fiduciosi di poter continuare su questa strada. Indossare la maglia tricolore lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena. È la responsabilità di una nazione e quindi è appunto una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto vale la nostra terra e insomma e noi. Quest'anno ho vestito più volte la maglia azzurra, prima ai mondiali su strada di Glasgow, dove abbiamo fatto un'ottima prestazione con un altro toscano doc, Alberto Bettiol. Purtroppo non abbiamo centrato il risultato pieno, ma comunque è stata una grande prova di squadra. E poi ultimamente ho preso parte anche al Mondiale Gravel in Veneto e dai, una bella soddisfazione dopo il Giro di Lombardia prendere parte ad una competizione comunque prestigiosa di essere competitivi. Sono giunto settimo alla fine, primo degli italiani, quindi dai, magari in un futuro guarderemo anche con un occhio più di riguardo questa nuova disciplina e cercheremo di fare buone cose anche là. Presentata la 9ª edizione del Festival Food and Book, la cultura del cibo, il cibo nella cultura, in programma dal 26 al 29 ottobre a Montecatini Terme. La cultura del cibo e il cibo nella cultura, un binomio assolutamente vincente che fa di Food and Book una delle manifestazioni eccellenti della nostra Toscana. Quest'anno è arrivato alla 9ª edizione e siamo lieti come Consiglio regionale di ospitare la presentazione qui presso la prestigiosa sede del Consiglio regionale della Toscana. E posso dire che quest'anno c'è stato un ulteriore avvicinamento tra il territorio anche di Montecatini e il Consiglio regionale. Consideriamo infatti che Galileo Chini, che è particolarmente importante per le sue opere a Montecatini Terme, è stato riconosciuto tra i grandi toscani di questa annata. Quindi un collegamento tra il territorio di Montecatini e il Consiglio regionale che si rinnova. Siamo tutti molto curiosi di questa edizione di Food and Book anche dal punto di vista programmatico culturale, perché si tratterà di temi molto seri, l'olio che è sicuramente uno dei prodotti identitari della nostra Toscana e il tema del lavoro nella ristorazione e nel turismo. Non sempre è facile trovare delle figure professionali in questi settori e quindi ecco, si collegherà l'attenzione per il mangiare anche a temi culturali e politici che sono sicuramente molto importanti. Questa edizione si caratterizza intanto per avere intanto, diciamo, le cose che sono la continuità. La continuità è il rapporto tra cucina e libri e cultura. Questo è il punto di forza del Festival Food and Book. Festival Food and Book che si caratterizza con un sottotitolo, con un claim che è la cultura del cibo, il cibo nella cultura, che rappresenta un po' questa idea. Praticamente chi partecipa? Partecipano chef famosi che cucinano e raccontano il cibo con le loro cucine e scrittori che nei loro libri in qualche modo trattano il cibo. Quindi sono sia autori che scrittori. Questa è l'impostazione. La novità di quest'anno è l'attenzione forte per quanto riguarda il lavoro dei giovani. Come è noto, c'è difficoltà oggi a trovare nei ristoranti, negli alberghi, il personale per il servizio. Cosa che però ci siamo domandati, è strano che nelle scuole alberghiere circa il 70% va a fare un altro lavoro, cioè chi esce dalla scuola alberghiera studia per lavorare nelle cucine, nei ristoranti, negli alberghi e poi va a fare un altro lavoro. C'è qualcosa che non funziona e su questo tema ci sarà un incontro, un convegno a Montecatini durante il Festival Food and Book. Poi abbiamo spazio all'olio, ci sarà un convegno sull'olio, sull'importanza dell'oloturismo con personaggi importanti del settore che racconteranno cosa si può fare per valorizzare il nostro prodotto.